Appuntamento di Epibio 2014, siamo a Marina Romea al Bagno Diana. Qui, per la prima volta quest'anno, ci saranno le merende biologiche per coloro che salgono dalla spiaggia e eh, dopo un bagno di sole e di mare hanno voglia di rinfrescarsi con frutta rigorosamente biologica. Ne parliamo con l'ideatore di questo progetto, lo sta portando avanti con grande fervore, Fausto Fagioli. Sì, voglio, essendo il primo giorno voglio cominciare con i ringraziamenti di chi ci permette poi di fare queste cose qui, naturalmente gli agricoltori, gli agricoltori che sono i nostri partners in questo progetto che con tutta la frutta dell'entroterra, quindi qui proprio a pochi passi anche dallo stabilimento balneare, eh, devo dire Confcommercio perché ci ha sempre creduto, ormai sono 13 anni che facciamo queste iniziative e ci ha sempre creduto. La Camera di Commercio che ci sostiene e quindi per noi è una cosa importante non tanto per un problema economico ma il problema di sostenere un'iniziativa. Quando uno strumento importante come la Camera di Commercio sostiene un evento eh, lungo il territorio devo dire che per noi è, è soddisfazione ma anche importanza perché vuol dire che ci hanno creduto, vuol dire che su queste idee qui ci si crede e si porta avanti un po' il tutto. Sono numerosi i partner di Happy Bio e in particolare anche, diciamo però, tutto ruota attorno, dicevamo prima, alla biodiversità, al biologico, al mangiar sano, Tra l'altro, una missione anche di fattorie fagioliche che tu in prima persona hai sempre portato avanti. Sì, credo che questi territori che non abbiamo aziende con migliaia di ettari ma abbiamo aziende piccole, se non puntiamo sulla biodiversità, se non puntiamo sulla qualità del prodotto prima di tutto e anche un prodotto biologico perché noi siamo qui per sostenere e per mantenere e tutelare anche il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, saremmo degli stupidi essere noi a distruggere quello che ci ha lasciato i nonni o i genitori, quindi questo credo sia importante. La cosa importante è anche che in questo programma tutti gli anni e vedrete nel proseguimento di questi appuntamenti anche amici nuovi, vuol dire che cresce il gruppo, cresce l'entusiasmo per queste cose qui e in particolar modo cresce quella... Attenzione dell'amico ospite di questo territorio che quando viene cerchi il prodotto di qualità e il prodotto biologico. Prodotti biologici e prodotti non solo da mangiare, perché come accennava Fausto Fagioli eh, si sono aggiunti nuovi amici a questa esperienza, a questo percorso di Happy bio e ci sarà un collegamento anche con il centro di Ravenna. Sì. Con gli amici del centro di Ravelle perché credo che il centro storico è una, una fonte straordinaria proprio di appuntamenti, di incontri, quando noi a volte scherzando diciamo che il grande centro storico diventa la nostra casa comune. insomma, eh, I nostri corridoi sono le vie. Quando parliamo di via Cairoli, parliamo di via Mentana, parliamo di queste vie, sono i corridoi de, di un grande mosaico che è il centro storico. Gli imprenditori del centro storico sono straordinari, anche qui un progetto portato avanti sempre da Confcommercio e credo che ne dobbiamo dare atto perché su queste cose ci credono e in particolare gli imprenditori sono in prima linea che credono a questo evento e a questa opportunità. Quindi vuol dire che vicino all'EPBIO non è solo il food, solo l'alimentazione, ma diventa uno stile di vita comincia a essere veramente un'attenzione per una qualità della vita che non vuol dire solo mangiare bene ma principalmente mangiare sano, un'educazione sana, un comportamento civico sano. Ecco, su queste cose qui credo che siamo sulla strada giusta. Una striscia di sabbia finissima incorniciata da un lato dall'azzurro del mare, dall'altro dal verde di una lussureggiante pineta. Siamo al bagno Diana di Marina Romea in compagnia di Marcello e Pamela, i titolari. Marcello, perché avete aderito a questo Happy Bio? Abbiamo aderito per il motivo che comunque essendo un bagno sempre molto attento al discorso del biologico, del chilometri zero, della natura dell'anche recupero, perché se guardate il bagno abbiamo lavorato molto sul recupero, legni di mare per arredare, palle, cassette della frutta per fare va varie credenze. Ci sembrava giusto aderire anche questa iniziativa che comunque va nella nostra direzione, sul nostro modo di, di essere, di pensare, di presentarci e ci sembra che sia consona al nostro modo di essere. Sintonizzata sulla loro lunghezza d'onda per rimanere in un clima marinaro. Eh, Pamela, eh, questa è anche l'occasione per sottolineare alcune iniziative che il Bagno Diana propone per questa estate 2014. Sì, noi eh, tutti i giovedì facciamo il cinema all'aperto, la domenica i concerti con l'aperitivo, eh, più tanti altri eventi. Eh, è un bagno improntato molto sul surf, che è uno sport... Eh, che stanno prendendo un po' piede e tutti quelli che vorrebbero venire a provare anche i soup li diamo gratuitamente per prova faremo una data che si chiama eh, L'Alley SUP Race Day dove riusciamo ad entrare anche nel canale con questi stand up paddle è molto divertente e, e in più ci sarà la Notte Rosa Ferragosto eh, ricchi di eventi da seguire su Facebook intanto tanta frutta Tanta frutta, pronti per la merenda? La signora Iris sta gustando la merenda Happy B? O come le sembra? Guarda, la frutta per me è la cosa più bella del mondo, mangerei sempre solo frutta, è buonissima. Lei viene spesso al bagno, di Diana? Sì, io sono una delle prime, penso di essere la prima cliente, infatti qua sono baci e abbracci in continuazione. Dicono che sono una mascotte, un po' vecchia, ma insomma. Da dove viene? Da Ravenna. Dopo questa merenda si torna volentieri al bagno di Ana? Ah, sicurissimo, sicurissimo, anche perché ho il bagno per tutto l'anno. Sono già diversi anni che vengo qui mi trovo molto, molto bene. I ragazzi sono molto carini, molto affettuosi. Per me sono anche affettuosi, guarda, oltre che carini, molto gentili. Trattano molto bene i clienti, almeno da quello che ho visto io. Perciò non posso fare a meno di non venire qui. Madre, figlia, nipoti hanno fatto merenda, happy Bio qui al bagno Diana. Com'è stata questa frutta? Buonissima, quella che compriamo certe volte sembra di plastica. <ride> questa è buona. Qui al Bagno Diana è una bella sorpresa oggi. Sì, una bella sorpresa per i bambini e anche per le mamme. Eccoci qua davanti alla bellissima merenda di Happy Bio. Che cosa c'è di meglio di fare merenda con un frutto? Molto lo dice già quella tovaglietta sopra questa meravigliosa tavola, Fausto. Sì, eh, questo è proprio per far vedere agli amici ospiti che non sono qui presenti ma che sono in TV di vedere che l'opportunità che una merenda con un po' di frutta matura, naturalmente che è importante, non frutta che deve rimanere dieci giorni dentro il frigo, frutta staccata dalla pianta e portata sul tavolo, con tutte le sue proprietà organolettiche, la dolcezza che ha, i sapori che ha, i profumi che ha, che ormai abbiamo perso questa logica del profumo, del, del sapore, ormai mangiamo con gli occhi, noi invece vorremmo riportare la gente a mangiare, ma mentre mangia poter eh, sentire il profumo di quel prodotto e se vedete poi fare una merenda, oggi con la frutta matura di questo periodo costa poco, prima di tutto, che è una cosa importante ma è nutriente ed è quello che serve il nostro organismo. Secondo la stagione il nostro organismo ha bisogno di determinati ingredienti. Quegli ingredienti li troviamo con il prodotto di stagione e qui abbiamo tutto. Allora bisogna approfittarne di questi bagni che aderiscono all'iniziativa Happy Bio. Ricordiamo sono 15 gli eventi Happy Bio sulla costa ravennate. Come si fa per conoscere gli appuntamenti e queste date, Fausto? Devo dire, uno c'è un sito www.appbio.it, già questo è un appuntamento per andarci, c'è il sito Facebook che poi leggete sotto eh, l'indicazione per andare su questo sito. E questi programmi negli stabilimenti balneari non solo troverete della frutta e troverete degli imprenditori straordinari, ma sono lì non solo a coccolarvi ma anche assieme a voi parlare di una sana alimentazione per voi e per i vostri figli.